Con questa attrezza noi riusciamo a guisare un piatto rosso, perché prima non c'era la colimina. È l'unico modo per aggiustare i piatti, i nostri nonni lo aggiustavano con questo trapano. Si facevano i due buchi. Una volta fatti due fori veniva cucito. Che cosa succede? Il contadino va nel campo, raccoglie il grano, lo raggruppa. Legati che prendono il nome di comune e lo lascia sul terreno finché si asciuga e matura. Dopodiché lo porta nell'aia. L'aia non è di un solo contadino, ce n'è più di uno. Quindi apre questi copponi e crea quelle strutture a forma di cono che prendono il nome di mecca. Sopra c'è una croce, una pellicola che indica sia il tipo di coltivazione, il grano. Ho detto bene. Vedi? Che bello. Dai, Anna. E qui le bambole. Qui delle bellissime bambole. Sai che voglio fare? Angela, sai che voglio fare? Angela, che bello. Non si vende niente. Le testine, le testine. Sarà quasi grande. Antonella, Franca. La pecorella. La pecorella. La pecorella. Che bello. No, no, no. Questo è il piscolaro, questo fa i piscoli che poi vengono messi sotto al foglio e così si fa. Gli uomini che girano la mano, ma le scarpe di adesso non si possono mettere. Enzo, ma c'è? Ci posso fare una foto con lei?
E di quella frutta che sta mostrando piatto?